Prospettive di competitività e sviluppo della persona. Su questi temi si sono confrontati questa mattina all'Aurum illustri personaggi come il noto economista Carlo Cottarelli e l'ex segretario confederale della CISL Raffaele Bonanni, invitati dal coordinatore regionale di Abruzzo in Azione Giulio Cesare Sottanelli, in un contesto storico che tutti conosciamo, con la pandemia che ancora aleggia su tutti noi, ma soprattutto con le opportunità date dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E allora, in questo contesto, come si inserisce l'Abruzzo e quali sono le strade da percorrere? Lo abbiamo chiesto ai relatori. Ascoltiamo. Nello scenario futuro, la grande opportunità del PNRR, però notizie di questi giorni, la sofferenza anche sul fronte del lavoro, anche nella nostra regione, è ancora tanta. Ma è l'unica opportunità davvero importante che abbiamo, storica, di avere tanta disponibilità finanziaria mai avuta dall'Unità d'Italia ad oggi. Neanche il piano Marshall ha avuto così tanta disponibilità e dobbiamo saperla cogliere, soprattutto in Abruzzo, che ha avuto uno sviluppo importante decenni fa e che da un po' di tempo è nel limbo, né cade e né si rialza. Quindi le opportunità che ci offre il PNRR è un'opportunità grandissima, ma bisogna discutere della grande area metropolitana, che di fatto ma non è istituzionalizzata al punto tale che possiamo essere fuori dai giochi nazionali. È un'occasione per fare, con i finanziamenti europei, le riforme e soprattutto gli investimenti che non abbiamo fatto in passato. Quindi questo vuol dire avere migliori infrastrutture dal punto di vista fisico, però avere migliori infrastrutture legali appunto facendo le riforme. Poi ogni regione beneficia di questa cosa, perché un paese in cui si cresce di più, tutte le regioni stanno meglio ovviamente. Il problema di fondo è, a parte le cose ovvie, che il costo del lavoro in tanti paesi è molto più basso del nostro, però questo è vero anche per la Germania, eppure la Germania cresce, le imprese tedesche non delocalizzano. Il problema fondamentale è che investire in Italia, fare attività di impresa in Italia è difficile, perché c'è troppa burocrazia, ci sono troppe norme inutili, la giustizia è molto lenta, le imprese vogliono avere certezza nel diritto e per questo non vengono a investire in Italia, investono meno che in altri paesi. Quindi bisogna fare queste riforme appunto per rendere l'Italia un paese dove si investe meglio. Noi vorremmo fare un piano industriale della regione, un piano di resilienza, di sviluppo e di crescita, perché non ci stiamo a una regione che non sia una best in class. Noi vogliamo una regione che con i parametri possa tornare a esprimere quella qualità di vita per i propri cittadini. Stiamo lavorando per questo, le due figure oggi ci faranno un quadro su cui noi poi costruiremo le direttrici e le strategie per il futuro.